Ciao a tutte ragazze, oggi sono stata da Tingotà e voglio condividere con voi i miei acquisti. Non ho tante cosine, ma ben pensate. Allora, vado velocissima sulle cose un pochino più, diciamo, normali, tipo da proprio da spesa, e poi vediamo le cose più interessanti. Vado in fila con lo scontrino. Allora, ho preso delle veline della Quando È. Queste qui sono le mie preferite perché sono belle grosse, a 4, perché hanno 4 veli, ci sono all'interno 80 pezzi, e queste le trovo ottime. È stata una nuvola, c'è il sole che va e che viene, scusate la luce. Vi stavo dicendo, ce ne sono 80 a 4 veli, quindi sono belle grosse, le utilizzo quando devo rimuovere le maschere o le tengo in bagno in ricorrenza, anche per a volte per asciugare le mani ad Angelica quando non ho portato in mano il suo asciugamanino. Quindi queste 99 centesimi promosse. Poi ho preso sempre il merito di veline, sempre 99 centesimi, sempre della Quando È, queste, che ce ne sono 60 all'interno e sono 3 veli, quindi sono un pochino più sottiline. Questo qui fatto a cubo l'ho preso da mettermi in vacanza, da mettere in bagno, anche questo da usare all'occorrenza. Poi ho preso dei tovaglioli, vabbè, questi sono molto belli lo stesso, 99 centesimi, dei tovagliolini bianchi, normalissimi, anche questi presi da portare via, sono 100 tovaglioli a 2 veli, 99 centesimi si possono spendere. Poi ho preso della Aquam questa pellicola a 1,49 euro, è una pellicola da 30 metri. E ne ho comprate due perché praticamente adesso sto iniziando a farmi i fanghi e quindi ne consumo a raffica. Anche perché, allora, farsi il fango con la pellicola accentua l'effetto sauna, accentua diciamo l'effetto, no? Perché il calore che emette il corpo viene tenuto lì, diciamo, dalla pellicola. E poi voglio provare a farmi anche nei capelli un impacco per impellicolarmi. E queste sono 1,49 euro. Poi ho preso 99 centesimi invece l'alluminio 8 metri dell'acqua, su tutti i buonissimi prezzi. Poi veniamo a vabbè, un'altra cosina per la casa, veloce veloce. Dov'è? Spazzola, questa qui l'ho presa perché la utilizzo sempre per pulire, io avendo il gatto e il cane, peli dappertutto, e anche il tappeto di Angelica dove gioca, che tutti i giorni lo spazzolo per bene, e costa 2,99 euro, rosticchia un po', però c'è il 50% del prodotto in omaggio, quindi vedete che bel tubone grosso. E poi ho preso le spugne, ecco, queste sono quelle che vedrete nel video dei terminati di maggio, che c'era solo il sacchetto. Non è vero, sono delle altre. Queste sono quelle che io utilizzo di più, le Spontex 2 Samba. Le utilizzo sia per il bagno che per la cucina. Mi piacciono perché se c'è qualche capello, qualche pelo, qualche pelucchio, lo sporco rimane intrappolato che quando la lavate esce, ma non vi trascina lo sporco in giro, ecco, diciamo, non lo sposta, lo cattura per bene, insomma, sono le mie preferite. Queste però, ragazze, attenzione, se le utilizzate con tipo candeggine, cose molto, come posso dire, aggressive, perché rovinano la spugna. E poi, ecco, veniamo alle cose un pochino più carine che ho preso. Mi è piaciuto talmente tanto il fango della Venus che me ne sono presa un altro da tenere in casa. Questo lo trovate recensito nel video dei prodotti terminati di maggio. E comunque lo farò, se vi interessa, passatevelo qua sotto, che quando farò farò il video di come mi sto trovando, come mi sono trovata quando avrò finito la confezione con la crema anticellulite forte, sempre della Venus, con la ritenzione idrica. Questi fanghi erano in regalo con quel gel, quella crema. Se vi interessa saperne di più, magari lo infilo nel video anche il fango, così vi spiego ancora più approfonditamente rispetto al video dei terminati. Questo costa 2,90 euro. Poi ho preso due maschere, no, ho preso questo qui, sapone liquido. Adesso vi dico subito il prezzo. La bioetica italiana, eccolo qua, 2,99 euro. Sì, il suo prezzo, 2,89 euro. Ho preso questo sapone, sapone liquido.
La bioetica italiana, non ho mai provato questa marca, Cocco Bio, cioè, appunto come vi ho detto due volte, sapone liquido, formulato con ingredienti delicati, contiene olio e acqua di cocco biologici, ideale per deteggere con cura le mani, il viso e il corpo. Vabbè, uso esterno, poi daremo una controllatina anche all'INCI, dura 6 mesi dall'apertura, 2,99 euro. Se l'avete usato fatemelo sapere che mi interessa molto. Sapere com'è questa linea, perché ho visto che a Bioetica Italiana ci sono tantissimi prodotti da etichetta, quelli nella confezione bianca, insomma fatemi sapere com'è, insomma. Poi le ultime due sono maschere, volevano comprarmi delle maschere. Allora, questa ve l'avevo già fatta vedere, la linea Nivea Mask Antirughe 1,35 euro, due confezioni da 7,5 ml. Io questa l'ho fatta anche ieri sera e mi è piaciuta tanto, l'ho ricomprata. Credo che questa sia una delle maschere, diciamo, un pochino più economiche, perché è 1,35, quindi praticamente neanche 70 centesimi l'una, perché qui fate due volte. Anzi, se non fate il collo, secondo me fate 2-2-4, però mi piace farmi anche il collo, che praticamente le rughe sono già visibilmente ridotte già dalla prima passata. Non è che se siete rugose ve le date diventate tutte così. Però io, che come sapete, vi dico, ve lo dico, voglio cercare di migliorare un po' questa parte, mi sembra insomma che, vabbè, queste sono le solite rughe di espressione, però vedete per esempio nella parte destra, che è quella messa un po' meglio da me, e nella fronte non si vedono più così tanto. Secondo me qualcosina sta migliorando, grazie secondo me alle maschere, ma anche a tutti i prodottini che sto provando. Poi più avanti magari vi farò un summit della mia skincare routine, l'ho solo appena fatta perché man mano introducendo le maschere un po' sta cambiando, ecco. Poi c'è un freschino oggi, ragazzi, non so che tempo fa lì da voi. Qui praticamente fuori adesso ci sono 20-21 gradi, ma in casa c'è freddo, a casa c'è freschino. Io ho messo questa, ho ritirato fuori dall'armadio questa felpa garzata, ma che avevo preso 2 anni, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo neanche, mi sembra 2 anni fa, da Tigotà, ma dice da Tigotà. Sì, guarda, quelle volte che ci vado potrei anche aver comprata lì, da Tezenzo. Vi stavo dicendo questa, 1,35 euro. Poi ho provato, ho visto delle maschere nuove. Sono uscite delle maschere nuove e quindi potevo io non prenderla. 1,49 euro. Questa costa un po' di più perché è una monotaglia, è una monodose, è prodotta in Italia, mi è piaciuta molto, ero indecisa se prenderla o no, perché questa maschera praticamente dice che dopo averla fatta bisogna evitare l'esposizione solare post trattamento, quindi dopo averla fatta bisogna evitare l'esposizione al sole, ma grossi problemi non ce n'è, perché di solito me la faccio prima di andare a letto e quindi, e comunque anche se me la faccio al mattino poi esco, io ho il mio fondotinta della Y con quella protezione solare, quindi credo che grossi problemi non ce ne siano. Vi leggo brevemente cosa dice: maschera viso rinnovatrice con acido mandelico e acido glicolico senza parabeni e oli minerali. 15 ml, quindi 15 ml secondo me si può fare due volte, comunque qua dice monouso. Vedremo che consistenza ha. Fermati 10 minuti e la tua pelle si rinnova. Skin Station ti aspetta con una maschera gel formulata con acido mandelico e acido glicolico per raffinare i pori, stimolare il rinnovamento cellulare e dare una nuova luce al volto. Applicare sul viso deterso, evitando la zona del contorno occhi. Lasciare agire 5-10 minuti, beh, insomma 5-10 minuti già rispetto ai 10-15 delle altre maschere, mi piace, anche se fa presto. Quindi rimuovere delicatamente con un dischetto di cotone, io lo rimuoverò con la mia spugnetta, o con le veline, mi piace di più. Evitare il contatto con pelle irritata e l'esposizione solare post trattamento, monouso. Gli ingredienti, poi andremo a dare un'occhiatina, anche se ho il sospetto che tanto buono non sia l'INCI, però ho notato, ragazze, che tutti dicono che i prodotti naturali, che tutte le maschere che contengono prodotti naturali siano molto più efficaci di altre, rispetto alle altre. Io
Non ho notato questa gran differenza, a parte che non è che ne ho provate tantissime di quelle che hanno il principio attivo, diciamo, naturale, però quelle che contengono l'acido ialuronico e gli acidi in genere, anche se non hanno un ottimo INCI, io le trovo molto, molto, molto efficaci. E dato che l'INCI non è buono, al massimo quando ho finito di applicarlo la sciacquo. Comunque, vabbè, dai, discorso INCI a parte, questa vi farò sapere come mi sono trovata. Questo era l'ultimo prodottino, vi ricordo il prezzo, ho detto 1,49. Ce ne sono altre, poi magari le proverò con calma. Questo è tutto quello che ho preso da Tigotà. Volevo farvi vedere solo al volo una cosa che ho comprato da di più. Anche perché l'ho messa nel video, la volevo mettere nel video determinati, ma il packaging, diciamo, una volta aperto, si è tutto rotto, insomma, non riuscivo, quindi ve la faccio vedere qui. Queste ragazze sono delle gallette alla quinoa, con quinoa, senza glutine, e mi sono piaciute un sacco. Sono delle gallette che provengono da agricoltura biologica e hanno un basso contenuto di grassi, ma a parte quello, mi sono piaciute tantissimo perché, a differenza di quelle che contengono solo il mais, hanno un sapore molto più. Come posso dire? Insomma, un sapore diverso, lo dovete provare. E poi vedete come sono sottili? Sono sottili e croccantissime e non c'è quell'effetto polistirolo di quando mangiate quelli di mais, anche se poi comunque il mais all'interno c'è, perché c'è il 10% di quinoa e l'89% di mais, però la quinoa a me è sempre piaciuta molto. La marca è Fiorentini Alimentari S.p.A., che è una ditta di Torino, e niente, sono senza glutine e queste, se non le avete mai provate, ve le consiglio perché sono veramente ottime. Queste tutte ragazze, se avete dei prodotti da consigliarmi di Ticotà, di Lidl, di qualsiasi altro brand, magari o delle maschere, o se c'è qualche video in particolare che vi piacerebbe vedere, poi scrivetemelo qua sotto. Io vi saluto tutte e vi mando un bacio. Ciao!